Buongiorno e benvenuti in un nuovo vlog. Sì, stamattina ho deciso io di fare un vlog. È mattina, cioè sono lì quasi le 9, mancano 5 minuti per le 9. Io ieri vi ho fatto un sondaggio su Instagram, che adesso andiamo a vedere cosa avete votato per fare la colazione, per provare alcuni prodotti nuovi. Ho detto, vabbè, visto che io di solito li provo sempre su Instagram, mi trovo a fare il vlog su YouTube per non fare sempre usare le classiche, sempre le classiche farine. Vedo anche una nuova recensione e infatti adesso andiamo a vedere i sondaggi, perché sinceramente non l'ho controllato più da ieri sera, quindi non lo so. E poi andiamo a prendere le cose. Io faccio le crepe, però vi risparmio questo passaggio perché trovate gli ultimi due video, sia What It Today che il vlog in cui vi ho fatto della ricetta. Quindi, visto che questo video anche sarà molto lungo perché mamma non la vedo, quindi sarà da fare sicuramente la spesa, quindi ve lo faccio vedere in questo video. Quindi è inutile perdere 10 minuti a farvi vedere di nuovo le crepe, è inutile, quando ve lo trovate in quei video. Quindi andiamo a vedere subito i sondaggi. Ok, allora, vabbè, ha vinto il burro, questo qui di Bulk alla banana, che mi avete detto che non c'è più questo burro su Bulk, e poi ha vinto finalmente la gara, la volevo provare da un sacco di tempo, cioccolato e arancia della BPR, quindi adesso vado a prendere le farine, cioè andiamo insieme. Qui raga, io l'ho messi qua. Quindi dobbiamo prendere questo e questo. Aspettate, ok, vamos. Eccomi qua, io ancora non ho finito neanche di finire a fare tutte le crepe perché è arrivata mamma con la spesa, così adesso mangio un attimo subito subito, vi faccio vedere la spesa, la riordino e poi continuo a fare le crepe, perché quando faccio le crepe ne faccio sempre un po' in più anche per la mia famiglia. Scusatemi se c'è il verde, che tengo giusto il balcone qua, quindi vabbè. Assaggiamo. Allora, la farina è buona, ma quello che non mi piace, raga, proprio in generale di questi burri, sono banana, si sente, oddio sì, si sente, questa è nutta but way, quelle way, ma si sente troppo granuloso. A me non mi piace per questo, sembra proprio che ci hanno buttato un sacco di proteine Arinda con un po' di burro. Questa è la sensazione che mi dà, cioè io sento proprio i granelli e non è piacevole in un burro sentire proprio i granelli, quindi secondo me potessi pure per questo l'hanno tolto dal commercio. Sinceramente a me non piace, non è bocciato perché è un gusto, è un parere, ma sinceramente io questi burri qui non li riacquisterò più. Invece devo dire, la farina niente male, ma l'assaggio pure qua che un po'. Si sente di più di cioccolato però, e poi ci sta il retrogusto di arancia, però devo dire niente male. Questo con una crema alle nocciole all'interno, spettacolare. Quindi io adesso finisco di mangiare, ne ho fatta una col mirtillo e uno con questo qui alla banana, e poi andiamo a vedere mamma cosa ha preso al supermercato. Raga, oggi facciamo una svuota alla spesa un po' diverso dal solito. Allora, mamma è andata all'Eurospin, sì, questa è la prima busta, allora ha preso le uova fresche, perché adesso comunque viene il periodo di Pasqua, quindi ci servono le uova. Poi ha preso una busta di melanzane specifico, perché da noi e anche in famiglia mia si chiamano melenzane, perché ne chiamano melenzano. Quindi vabbè, specifichiamo in italiano melanzane. Poi, però non so se vedete, forse vi allontano un po'. Ok, molto meglio. Poi ha preso un pacco di couscous, io lo amo, tremolini. Ah, comunque raga, mi hanno detto che la pasta fresca dei tremolini l'hanno tolta dal mercato, quindi non lo so, ve lo dico, se la trovate non la prendete perché non so il motivo. Poi una confezione di questo pane per hamburger della Tremolini.
ce ne sono 4, poi un fior di latte, un pacco di dell'addolciando di riso e latte, che poi sarebbe campagnola. Questi sono i frullini, cioè sono uguali. Poi farina 00, farina 00, che adesso in questo periodo la farina serve, come la stessa cosa lo zucchero. Poi un pezzo di asiago DOP, grana padana DOP, scamorza per la pizza, ricotta fresca, uno yogurt a cocco, olive nere, poi tonno all'olio d'oliva dell'Ondina, che raga è buonissimo, veramente molto buono. Poi una, due, quindi in totale penso che sono tre, però sta anche un'altra busta, quindi non lo so, di fior di latte, lievito di birra e pepe bianco. Adesso vado a prendere l'altra busta. Ok raga, eccola là. Pensate che io dopo devo riportare, devo rimettere tutto nelle buste, perché devo dividere le cose che vanno da questa parte e le cose che vanno dall'altra parte. Poi aspettate, questo che cos'è? Il broccolo romano? Ok, questo tipo a dinosauro, bellissimo, io lo chiamo così. Poi fragole, queste fragole sono buonissime, fragole sono veramente succose. Raga, io queste le chiamo zucchine, però non so come si chiamano, quindi non mi urlate. Sono le rotonde, molto buone queste qui, anche da fare alla griglia. Poi ovviamente un'altra confezione di uova. Mamma appena visto che le stavano mettendo ne ha prese due, perché raga non portavano le uova da 2 settimane, quindi per dirvi. Ha preso un altro cestino di fragole. Poi ha preso una base per la pizza, non so cosa ci deve fare. Poi ha preso pasta sfoglia fresca, sfoglia tonda, in tutte le salse proprio le ha prese. Poi brisè, polvere lievitante vanigliato, una confezione di piadina, un pack di assorbenti, poi pancetta, scontrino, ha speso 85, no, ha speso, quanto è spruto? 85,96 €. Cioè raga, non ha speso niente per tutta la roba che ha preso. Poi andiamo avanti. Cioè nel senso che io, se andate tipo in un supermercato con il marchio, con 85 € non ce la fate. Poi bonduella mista, insalata mista. Ultimamente sto rivalutando anche l'insalata. Mi ha preso il tofu. L'unica cosa per me, amo essere biologico, perché raga è inutile. Fatto detto non mi prendere l'albume perché ce l'ho, non mi prendere yogurt, cioè... Fate la spesa più che altro per voi, perché io bene o male mi arrangio, mi mangio un po' quello che si mangiano loro, cioè raga non è che si muore come oggi, io mi mangerò insieme a loro la lasagna con la zucca, cioè non è che mangiarvi, se vi mangiate un pezzo di lasagna morite, basta che rientrate nei macros. Io oggi non sto conteggiando come sempre, però comunque so che ci rientro, perché faccio solo 3 pasti, anzi sto anche in deficit, perciò tutte le persone che mi vengono a scrivere stai mangiando troppo, ma che non scassassero il cazzo, perché poi questo discorso ne parliamo dopo, perché io sono del parere che quando una persona non ti vede siamo tutti bravi a giudicare, ma poi voglio vedere proprio loro, le prime persone che giudicano cosa si stanno mangiando, sono le prime che si mettono sul letto con una busta di patatine, Nutella eccetera, quindi... Ne parliamo proprio. Poi 3 confezioni di petto di tacchino. Poi un avocadino.
Ragazzi, mi sentite parlare così e che sto scherzando, eh? Specifichiamo. Un avocado. A me se va a corte pasta sfoglio, comunque. Non la trovate per un po'. Sfoglia tonda, sfoglia fresca. Ma sicuramente deve ingiarmare, deve fare qualcosa per Pasqua. Mamma, che devi fare tutte queste paste sfoglie? Ma... da ferrose zucchine, raga, che io stasera ve le faccio vedere a modo mio, ma ve le faccio vedere fit. Tac. Poi lo yogurt a cocco. Allora, ho detto vicino a mamma, però vabbè, apprezziamo lo sforzo, mamma, anche se è sbagliato a prendere, apprezzo lo sforzo di mia mamma. Però penso che non c'erano della fior di natura, ci stavano quelle lì tipo una forma tipo a pinna con spinaci e formaggio. Ho detto mamma, prendimele, perché così ogni tanto per cambiare con un po' di patatine al forno, queste cose così almeno uno cambia un po'. E è entrata oggi in casa tutta contenta, sì l'ho trovato, non ho mai sbagliato. Vabbè, comunque sono comunque i mini hamburger di spinaci. Sono buoni questi qui, meno male che mi ha preso questi e non quegli altri, 100% vegetale. Allora, specifichiamo, perché mo, oddio, dopo questa cosa che ho fatto vedere, non sei fit, sei fatto. Allora, io sono la prima a dire che questi cosi fanno pena, meglio non prenderli, però per cambiare un po', per non mangiare sempre le solite cose, io che non posso andare neanche io al supermercato a prenderle, va bene, non morite, non vi riempite di cellulite, specifichiamo. Andiamo avanti. Provolone dolce. Poi cosa ho preso? Grana padana dopo. E poi per finire, no, c'è anche un'altra busta. Olive verdi dolci giganti. Allora, raga, non avete visto in questa spesa il pesce? Perché ce l'abbiamo. Non vedete la carne perché non l'acquistiamo mai al supermercato. Perché vabbè, chi mi segue lo sa già. È la stessa cosa al petto di pollo. Ha visto che noi non usiamo mai le patate, ha preso, mamma, quanto sono? 2 kg, 3 kg di patate? Sì. Penso 3 kg di patate. Vabbè, raga, su patate. Pasta bianca? Sì, pasta bianca. Per il gatto. Capo non lo fa, ma vabbè. Lo fa, ragazzi, ci fa il gatto. E poi, raga, ha preso il pane. 2, che ne raga, uno non lo congeliamo e l'altro lo congeliamo. Quindi adesso io sto morendo di caldo, si sta anche scaricando la batteria. Io adesso vado a mettere a posto tutta la mega spesa, altro che workout, la mega spesa, e poi ci ribecchiamo dopo. Eccomi qua, ragazzi, sono Leo. 10.06, io da stamattina non so quante cose ho fatto, ho finito di fare le crepe, ho riordinato. Mi sono svegliata appena alle 9, quindi in un'oretta. Ho sistemato anche la spesa, vi ho fatto vedere anche la spesa. Ho fatto un bel po' di spesa, devo dire la verità. E niente. Beh, sapete che nella spesa andiamo a fare una volta a settimana. Io di solito a quest'ora, quando finivo di fare colazione, mi mettevo prima a studiare un capitolo / due capitoli di project, dipende dalla lunghezza del capitolo, perché molti capitoli sono lunghi, cioè sono lunghissimi, e dopo un po' arrivi proprio alla mente che non ce la fai più. E poi mi allenavo. Però oggi, visto che devo anche spolverare, non lo so, volevo fare una cosa diversa dal solito, più così da tenerci in compagnia. So che forse non vi può manco interessare, però vabbè, volevo riordinare e pulire insieme a voi, quindi... adesso vado un attimo a darmi una rinfrescata, perché raga, io sto morendo di caldo. Non ho l'orologio perché si è scaricato. Cioè, raga, ultimamente questo orologio si scarica subito. Ci sono periodi in cui la batteria dura una settimana e periodi in cui in 2 giorni si scarica. Quindi adesso l'ho messo a caricare, tra un'oretta prendo e lo stacco. E niente, infatti più là lo voglio cambiare, sincera, perché mi sta dando problemi. Non lo so perché, poi vabbè, voglio prendere un orologio più sistemato. E niente, quindi adesso mi vado a dare una rinfrescata perché sto morendo di caldo vicino al fornello per fare le crepe. Mamma, mi sono morta, perché ne faccio sempre un po' in più, perché quando i miei genitori, comunque cioè mio padre e mia sorella, ritornano dal lavoro, dopo mangiato vogliono sempre qualcosa di sfizio, di dolce, e quindi io si trovano sempre con le mie crepe, quindi mi trovo a farle la mattina, ne faccio sempre un po' in più. Infatti ne sono uscite altre 6 o 7.
Quindi entra, mi vado a dare una rinfrescata, mi cambio e puliamo tutta la stanza. Eccomi qua, oggi puliamo un po' insieme, ma prima di iniziare a parlare, volevo dare un consiglio a tutte le persone che in questo periodo, perché non hanno niente da fare fondamentalmente, perché secondo me la loro vita è così povera, perché visto che uno si comporta male con l'altra persona, ci tenevo a dire una cosa. Voi che state sempre a criticare, ma non solo a me, ma anche ad altre persone che prendete noi come bersaglio per passare per sentirvi chissà cosa, vi dico solo una cosa: invece di stare lì, perché poi sono sempre le stesse persone che godono, che non lo so, aprono il proprio. Sono anche le prime a guardare i video e vi ringrazio perché vuol dire che sono qualcosa per voi, perché per stare sempre lì a guardarmi i miei video. Perché penso una cosa: se a me non piace una persona, io levo l'iscrizione al canale, non continuo a seguirla. Invece no, voi cosa fate? Pensate di essere più forti delle altre persone, quindi pensate, ok, se gli vado a dire a quella persona che si allena, mangia così, che non si sta allenando bene, che non sta mangiando bene, quella persona si chiude in se stessa e non fa più quello che sta facendo. Ah, avete sbagliato proprio persona, ragazze mie. Forse perché siete un po' infelici nella vostra vita, non sapete quello che dovete fare, ma visto che siete così tanto brave o bravi, ma più che altro sono le donne, le ragazze, vi sfido proprio ad aprire anche voi un canale YouTube, a portare tutti i giorni contenuti e a raccontare la vostra vita, le persone che siete, che secondo me chissà cosa ne esce, ma vabbè, dettagli. Proprio così per vedere anche il vostro fisico, ma non per giudicare, proprio per vedervi, perché io non sono una persona che giudica, perché io prima di parlare di una persona, e non ho neanche il diritto di parlare di una persona, non la conosco, non so la sua storia, non so cosa quello che ha trascorso, qual è la sua vita, cosa fa. Perciò voi vedete un 10, un 30%, anzi forse di me qualcosa in più, perché io sono onesta, ne ho tutti una day, sono onesta quando vi parlo, sono onesta nel farvi vedere la mia vita, cosa che altre persone si fanno vedere, tutte belline e poi alla fine fanno altro. Ma voi vi meritate questo tipo di persone, perché se non riuscite neanche a capire e siete così brave a giudicare, a fare, specialmente in questo periodo che non avete niente da fare. Ma mettetevi a fare due servizi, pulitevi la casa, oppure pulitevi un po' la coscienza, pulitevi voi stesse, invece di giudicare, di fare. Ma perché, scusate, voi mi vedete, mi avete visto spogliata, mi avete visto per parlare, mi avete visto per giudicare, non sapete un cavolo di me, quindi evitate, ma non solo di me, ma proprio andare a giudicare, a commentare le altre persone, perché siete così cattive, non sapete l'altra persona cosa sta trascorrendo, perché è così io, perché non siete nessuno. E io voglio dire a tutte queste persone che giudicano, che se cercate di abbattere le altre persone, alla fine vi abbattete voi, perché voi rimanete, se avete il marcio dentro, alla fine questo marcio vi mangerà. Qui si dice un detto, che chi si frega i fatti suoi gambe ci andanno, quindi, e i detti antichi, raga, non si sbagliano mai, quindi io mi metterei un po' così, vi passerei un po' la mano per la coscienza e. Ma ok, quindi. Detto questo, perché potete solo fare questo nella vita, ma vi dico solo che nella vita non vi porta a niente, quindi mi potete giudicare, sono grassa, sono quel che cavolo volete voi, a me non me ne frega. L'importante è che io mi amo e che sto bene con me stessa e che soprattutto, perché le mie soddisfazioni sono quando le persone che dicono io grazie a te, oh, grazie alle tue parole, alla tua determinazione, sono uscita da un periodo brutto che mi stava circondando, un periodo brutto, ma io guardando te, sorridendo, sono uscita. Perciò queste per me sono le soddisfazioni più grandi che con un mio semplice video, con la mia persona, riesco a trasmettere a quelle persone. Quindi di voi che mi criticate, che mi giudicate, non me ne frega un emerito bippo, perché io vado avanti. Tanto io alla fine andrò avanti come tutte le persone che vengono criticate, vanno avanti, ma voi che criticate andate dietro, proprio in fondo, perché chi critica è infelice della propria vita, perciò io mi farei un po' di domande, e di solito è sempre così, perciò fidatevi. Quindi, detto questo, vi dico solo di evitare di sparare a zero su tutto, su quello che mangia, perché
prima di giudicarvi, dite un po' voi quello che fate, perché non penso che voi che giudicate siete tutte perfettine, tutte belline, perché nessuno è perfetto, perciò evitate di dire stronzate, ma più che altro per scrivere, cioè non sprecate tempo a scrivere, ma imparate a fare qualcosa nella vita, non solo a commentare e a criticare. Quindi, detto ciò, perché tutti che ne uscite, tutti i nutrizionisti, tutti i maestri, tutti. Ma ok, che poi secondo me non avete manco niente, secondo me non avete manco una laurea in scemologia. No, quella forse ce l'avete. Comunque, detto questo, io adesso sposto la videocamera e inizio a pulire. Comunque vi voglio bene, pure a voi che criticate. Ok, prima cosa della giornata fatta, ho riordinato, sistemato tutto, ovviamente poi le cose di mia sorella, tipo i panni, cose devi vedere lei, a parte che se le deve mettere, quindi vabbè. Poi vabbè, devo posare questo pigiama, penso che questo devo posare perché è pesante, io sto morendo di caldo e niente, cioè ho quasi bevuto 1 litro d'acqua già da stamattina, quindi top, sto cercando comunque di bere sempre i miei 2-3 litri d'acqua al giorno. E comunque, quindi adesso ho finito, sono già le 11, quindi io vado a studiare il libro di Project Diet, volume 1. Mi sto trovando benissimo e l'ho anche quasi finito. Quindi non so se faccio un capitolo o 2 capitoli, dipende dalla lunghezza del capitolo. Perché comunque, raga, è inutile stare lì a farli un sacco perché poi dopo un po' la mente si blocca proprio a me, cioè non ho, perché comunque non devo fare solo quello, devo fare anche altre cose, quindi è inutile. Voglio fare piano, ma almeno che ci capisco qualcosa. Ho concluso la prima parte di studio della giornata, sono mezzogiorno e mezza, tra mezz'ora si mangia e io, raga, sto morendo letteralmente di fame perché ho fatto colazione presto. Ho fatto tantissime cose, sono stata in movimento avanti e indietro. Infatti penso che già da stamattina 2000 passi già l'ho fatti, solo che ancora non vado a prendere l'orologio. E infatti dopo me lo metto anche e poi più tardi mangio, sto un po', mi rilasso un po' sul letto, sinceramente vedo qualche video su YouTube e poi mi alleno. E poi vabbè, vi aggiorno. Comunque non vedo l'ora di mangiare perché ho una voglia assurda. Poi sono da tantissimo tempo che non mi mangio la lasagna con la zucca di mamma. Penso che all'interno ci ha sbriciolato perché ce l'aveva, quindi lo devo consumare un po' di salsiccia. Quindi abbiamo un pasto completo. E niente, ragazzi, sinceramente, ma vi appoggio qui, penso che mi vedete. Sinceramente non ho. Sinceramente non mi faccio più
soprattutto in questo periodo, problemi, perché alla fine anche non calcolando i macros riesco a aggiustarmi nella giornata. Cioè, pensate che io da stamattina ho mangiato solo quelle due crepe che avete visto proteiche, e poi vado a fare il pranzo adesso con una semplice lasagna con la zucca, non so, mamma pensa che non ci ha messo la besciamella, oppure se ce l'ha messa non lo so, con salsiccia io. Con salsicce, è vero, ho potuto mettere un po' di grassi in più, ma sinceramente, raga, ho mangiato solo questo. Poi stasera mi farò io qualcosa di normale. Poi vi faccio vedere: sono dei fagottini con le rose a rosa, tipo sembra una rosa. Quindi, raga, perciò quando leggo i commenti, mangi tanto, mangi che. Proprio assurdi, veramente. Sono veramente persone che non sanno niente e parlano. Quindi non vi dovete far problemi se tipo volete mangiarvi qualcosa che vi ha cucinato mamma, vostra mamma o qualsiasi cosa, volete cambiare dalla classica routine, cioè non è quello che vi fa ingrassare, ma tipo se oltre a quello vi mangiate di tutto, allora quello vi farà ingrassare, ma neanche. Potete pesarvi il giorno dopo e vi potete trovare un chilo in più, ma non vi dovete fare tutti questi problemi. Infatti io, da come vi ho detto, non sto neanche calcolando i macros perché è anche inutile in questo periodo. Comunque riesco a farmi un conteggio mio. Comunque sono più quasi 2 anni, anche qualcosina in più, che io conto i macros. Quindi so, poi mangio sempre le stesse cose. Quindi è come ad occhio mi riesco a fare il mio schema giornaliero. Quindi questo per dirvi questa cosa qui, anche per evitare voi che scrivete sempre stronzate, anche per evitare, quindi vi do anche la spiegazione, io non mi devo giustificare con nessuno, perché sinceramente però è giusto che io sono fatta così e le cose le dico come sono. Poi vabbè, molte persone non capiscono, ma questo ormai si sa. E niente, comunque non vedo l'ora di andare a mangiare la lasagna e niente. Poi oggi pomeriggio non so con cosa faccio merenda, penso sicuramente uno yogurt, penso con le fragole. E volevo fare io da già un bel po' perché devo consumare lo yogurt che è scaduto ieri, yogurt greco. Volevo fare lo yogurt greco con uno scoop di proteine a torta di compleanno, che secondo me è la favola, e con le fragole, visto che comunque a pranzo sì, ci sono le proteine, ma non tanto, anche per avere la mia quota proteica in più, quindi per rendere proprio il quadro completo. Quindi mi giostro anche così e ci tenevo a fare sicuramente come post workout. Faremo questo spuntino, secondo me sarà anche molto saporito. Quindi entra qua, quindi adesso io aspetto che arrivano pure i miei, che si fanno l'una, e poi così da farvi vedere tutto e da mangiare, che ho fame. Vabbè, raga, e che profumo! Mamma mia, sta aumentando ancora di più il mio tasso di fame. Comunque, raga, mamma mia, c'è un profumo assurdo. Mamma mia, raga, che goduria, ve lo giuro, era buonissima, troppo troppo buona. Quindi adesso, sinceramente, me lo metterò un po' sul letto a guardarmi qualche video, però ne approfitto, mi faccio un po' di compiti, giusto un'oretta e mezza, tanto non ho niente, cioè non ho tanti compiti da fare. E poi verso le 3, adesso sono l'una e mezza, verso le 3 mi vado a fare un mini allenamento, così. E niente. Allenamento andato, sto uccisa. Eppure oggi non avevo tanta voglia, eppure mi sono allenata, devo dire la verità, bene.
Adesso riordino un po' perché ho fatto un po' un casino. Ho anche finito quasi il secondo litro d'acqua e quindi adesso riordino. Dopo vado a preparare la merenda perché tra poco faccio, vabbè, una diretta su Instagram. Mi piace così il pomeriggio o quando sto cucinando vicino alla cucina di fare qualche diretta ai su Instagram, cioè le persone che mi seguono su Instagram gli piace, quindi continuo e noi ci vediamo dopo con la preparazione del post-workout. Ricetta ci servirà un po' di affettato di petto di tacchino, ma utilizzare anche quello di petto di pollo, quello che volete. Poi zucchine, io ho usato la Philadelphia Active, ma anche in questo caso potete usare quello che avete in casa. E poi ho la pasta Philo perché la devo consumare, ma potete usare anche una pasta brisée, una pasta sfoglia, quello che avete, raga, di tutto quello che in questo periodo avete in casa. Quindi adesso vi faccio vedere anche il procedimento. Abbiamo cambiato zucchine, abbiamo preso queste altre qui perché ero convinta che non c'erano, invece c'erano. Sono bellissimi questi pure, vabbè, mo siamo in quarantena, però quando finirà, tipo anche se avete un aperitivo, una cena a casa, qualsiasi cosa, sono bellissimi da fare. Comunque io l'ho messa a 180 gradi per all'incirca 15 minuti barra 20 minuti, perché la pasta filo subito si brucia. Però mamma mia, raga, dopo ve le faccio vedere meglio, adoro.